la prima repubblica non si scorda mai. Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Sono stati giorni molto intensi per il governo e il panorama politico italiano. Da quando Matteo Renzi ha chiesto le dimissioni delle due ministre Bonetti e Bellanova e del sottosegretario degli esteri Scalfarotto, si è aperta, diciamo, una crisi una crisi parlamentare, una crisi nel governo italiano. Questa crisi in questa settimana è stata affrontata nei metodi della Prima Repubblica. Abbiamo visto in questi giorni telefonate a vari parlamentari che hanno, diciamo, cambiato posizione politica all'interno del nostro Parlamento. Conte, che è il nostro Premier, ha dimostrato di essere un politico molto abile, molto astuto, un politico che comunque riesce a tenere una credibilità istituzionale, ed è andato avanti per la sua strada ed è riuscito a portare dalla sua parte, ieri abbiamo visto a Palazzo Madama, dei parlamentari che mai ci saremmo aspettati fossero passati dalla sua parte. Ecco, ieri il voto al Senato, che era molto più in bilico rispetto a quello della Camera, si è concluso con una maggioranza relativa, che non è una maggioranza assoluta. Questo non permette al governo di governare in maniera limpida e molto più tranquilla rispetto a una maggioranza assoluta. Alla Camera la maggioranza è stata assoluta, ma i giochi erano molto più facili, perché l'Italia Viva a 16 senatori al Senato. Ieri abbiamo assistito appunto al passaggio di parlamentari come la Polverino, ex presidente della Regione Lazio, che è passata da Forza Italia al nuovo governo che si sta formando adesso, e il passaggio del socialista Nencini, che è colui che ha fondato lo stemma di Italia Viva tramite il suo stemma, quello del Partito Socialista Italiano, quindi l'ha imprestato. E questo è un passaggio molto importante, perché ora Nencini può mandare Italia Viva al gruppo misto e all'opposizione, togliendo semplicemente il simbolo del Partito Socialista Italiano. Stiamo assistendo, diciamo, a episodi che hanno caratterizzato sempre la Prima Repubblica, quindi si parla di recovery fund, di avanzamento, di progressione verso il futuro, invece ci andiamo sempre più indietro, soprattutto a livello politico. Conte, dopo aver, diciamo, fatto fuori dai giochi Matteo Salvini, anche se rimane il primo partito in Italia, con il suo discorso celebre al Senato dell'estate scorsa, Salvini ha perso il 10%, ora Renzi è destinato all'oblio profondo dopo questo suicidio politico. Il dibattito, secondo me, si sposterà adesso dalla sinistra, ormai composta dal Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, che hanno trovato il loro equilibrio appunto con Giuseppe Conte, che, diciamo, è il cavallo di Troia di questa nuova coalizione di centrosinistra. Ora il centrodestra sta vivendo un momento un po' strano, perché la leadership della Lega di Salvini non è più salda e sicura, visto che Giorgia Meloni, con il suo intervento alla Camera dei Deputati, riesce comunque ad avere un incremento nei sondaggi notevole. Ecco, Giorgia Meloni forse rimane l'unico leader credibile per riuscire a fronteggiare Giuseppe Conte, un politico che, come diciamo prima, è riuscito, nonostante la sua inesperienza, a crearsi un consenso intorno a sé elevatissimo. Giorgia Meloni quindi contro Giuseppe Conte diventerà, secondo me, il dibattito politico che vedremo nei prossimi anni, quando appunto Fratelli d'Italia riuscirà a diventare, secondo me molto breve, il primo partito del centrodestra. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics. La prima repubblica non